Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore». Gesù interpreta le sue parole, il suo insegnamento, in un modo significativo. Dice: Vi ho detto queste cose perché in voi ci sia la mia gioia e la vostra gioia sia piena. La gioia dell'uomo è quella esperienza in cui un uomo sente la sua vita realizzata in pienezza. E l'uomo realizza la sua vita in pienezza quando riesce a uscire dal suo guscio di egoismo, di egocentrismo, e riesce a produrre nel mondo qualche cosa di positivo e di buono. E quando l'uomo è creativo nel suo lavoro, ma soprattutto quando l'uomo è buono nelle sue relazioni, quando è capace di stabilire con gli altri delle relazioni di rispetto, di ascolto reciproco e, in ultima analisi, relazioni di amore. Perché nell'amore la capacità dell'uomo di trascendere se stesso diventa completa, diventa piena. E il Vangelo di oggi ci vuole insegnare esattamente questo. Il Signore risorto ha inserito e continua a inserire dentro la storia del mondo la ricchezza dell'amore di Dio. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Immette questo amore di Dio nel mondo perché la nostra vita diventi a sua volta portatrice di amore, capace di generare amore. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, ha detto Gesù. La missione del discepolo non è altro che la continuazione della missione di Gesù. Ma dice ancora: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Quindi la missione si identifica fondamentalmente con l'amore. Il Padre ama il Figlio e dona a Lui tutta la sua vita. E proprio per questo amore che ha ricevuto dal Padre, il Figlio è ricco di amore e trasmette questo amore ai suoi amici, a tutti gli uomini. La vita di Gesù è stata un lungo apprendistato dell'amore fraterno, un lungo insegnamento attraverso il quale abbiamo compreso che Dio è amore e che la nostra vita è raggiunta e circondata da questo amore di Dio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Il processo deve continuare. Proprio perché l'amore di Dio raggiunge la nostra vita, il nostro cuore, proprio perché quindi il nostro cuore è inondato dall'amore di Dio, il nostro cuore deve diventare sorgente di amore, deve riuscire a produrre dei gesti, delle parole, delle relazioni che siano di amore autentico. Quando questo avviene, allora la vita dell'uomo è pienamente realizzata. E quando questo avviene, la volontà di Dio su di noi è pienamente compiuta. Dio ha creato l'uomo esattamente perché attraverso la libertà e la responsabilità delle persone umane, quell'amore infinito di cui Dio è fatto si rifletta nel mondo, in tutta la creazione, e operi nel mondo una trasformazione positiva. Una trasformazione che sia per il bene, per la vita dell'uomo, e non invece contro l'uomo e contro la sua esistenza. Dunque ritorniamo sempre al medesimo inizio: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore.